Ragazzi, bentornati nel mio salotto. E così a sorpresa. Stiamo registrando. Sto registrando, tutto bene. A posto. Sono qua con Mattia Tedesco, oggi parliamo di Hendrix. Bene. Benvenuto, benvenuto Matti. Ciao a tutti, grazie. Abbiamo selezionato un po' di materiale su strumentimusicali.net, chitarra, pedali, amplificatore, per riuscire a avvicinarsi un po' ai suoi suoni, diciamo appunto cercando di stare in un certo tipo di budget, non eccessivamente economico, ma sicuramente non una spesa pazza. Vintage, eccetera. Qua secondo me sono suoni di quello stampo che si possono ricreare con del materiale che potete trovare sul nuovo. Ve lo linko tutto in descrizione, così anche più facile andarvelo a cercare. Quindi grazie a strumentimusicali.net che ci ha mandato tutto. Sigla e poi partiamo e vi spieghiamo tutto. Come detto, abbiamo scelto tutta una serie di strumenti che sono utili. Partiamo con la Hendrix, e vabbè. Poi, se volete spendere di meno o di più, la scelta è infinita. Ovviamente, parlando di Hendrix, abbiamo preso questa, l'avevo già provata, è una chitarra veramente ben riuscita. Molto, nella sua fascia di prezzo, secondo me, spacca. E non solo nella sua fascia di prezzo, secondo me. Poi, per quanto riguarda i pedali, ve ne parliamo tra un attimo, perché sono diversi. Dietro di noi, un ampli che è ingiustamente sottovalutato. Sì, ingiustamente. GCM 900, un ampli che dentro ha un sacco di suoni, Marshall ovviamente, che vanno bene, cioè ha il nome di essere l'ampli un po' così. Un ampli definito forse il compagno delle sale prova, sì. No, che lo trovi sempre sì, lì o dei palchi, noleggi e tutto, sì, però sì. Se c'è ovunque, c'è un motivo c'è, e comunque è un ampli che anche lì lo si vede come un ampli abbastanza acido, troppo distorto, invece comunque noi siamo... Questo è il suono dell'ampli, certo. Questo è il suono del Marshall. È solo il Marshall, cioè, è quella roba lì. Chitarra cavo Marshall. Sì, esatto. Fine. Noi stiamo utilizzando il canale rosso, quindi quello distorto, con un gain non eccessivo, si fa tutto con il volume e con i pedali. Vi direi, vi facciamo scoprire i pedali piano piano, perché sennò esatto. Parliamo un'ora di cosa abbiamo deciso di prendere. Fai tu, da dove vuoi partire? Dalla chitarra. Ok, dalla chitarra sola. Chitarra cavo, da sola. Chitarra cavo ampli. Ok. Come abbiamo detto che è un GCM 900. Fine. Su un crunch, ecco, un crunchettino, dove... Se metto il pick up al ponte, quindi il bridge, il volume, i toni, tutto a 10, abbiamo questo suono. Quindi non ci si può fare di tutto, no. Chiaramente. Un suono scarno di gain, ma non necessariamente così clean. Ecco, è quella via di mezzo, quel suono un po' più croccante. Possiamo chiamarlo un po' più croccante. E devo dire che risponde molto bene, anche perché comunque Hendrix, il segreto suo è chiaramente, a parte essere Hendrix, che quello ci fa. Però è tutta una questione di controllo, no? L'amplificatore è messo al limite estremo e fare tutto col volume e comunque di conseguenza poi con i vari pedali. Okay. Quindi da partire da un suono così, con magari anche una dinamica proprio della mano forte, se noi andiamo magari sul pick up al manico e scendiamo un po', possiamo permetterci di fare... Ok, fighissimo. Risponde molto molto bene. Ok, questo tra l'altro partiamo da questo concetto qua che lo ripeto mille video, ma la dinamica è fondamentale se suonate Hendrix ancora di più, cioè mano destra, volume. E gran volume, cioè proprio sì. L'ampli bello, bello tirato. Scarico. Esatto. Un peccato non avere in questa stanza un cabinet, sì. Vero? Perché comunque fa molto anche comunque quanto tu ti approcci con l'aria, no? Sì, con sì. Proprio il suono che...
va nella stanza. Qui sì, per ovvi motivi di registrazione, certo, abbiamo tutto separato, ovviamente, quindi feedback non ne avremo, mm-hmm, o altro, però comunque facciamo sentire, certo, almeno i suoni, passaggi essenziali. Sì, il lato fisico. Esatto, fa molto. Sì, per il sustain. Certo. O altro, esatto. Sì, lì potete andarlo anche a cercare. Noi, appunto, non avendocelo, abbiamo scelto un po' di pedali. Io il primo, allora, quello che a me è piaciuto di più di tutti, ma più che altro per come lo usa Mattia, è l'Octavio. Che l'Octavio è bello, bellissimo, molto bello questo. Si rifà l'Octavia, appunto, esatto, e aggiunge un'ottava, appunto, a quello che stiamo suonando. Esatto, ma non intesa come ottava, come magari un Pog, sì, o un Whammy pedal, esatto. È un circuito sbagliato, fondamentalmente, ha due controlli, posso parlarne? Certo. Ok, grazie. Ha un output, quindi un volume d'uscita, e il controllo fuzz, quindi un controllo di gain, di drive. Ma personalmente ho fatto delle ricerche sul suono di Hendrix e non è che il fuzz sia sempre molto alto a livello di gain, era più che altro un effetto. Quindi dà questa sensazione di pedale rotto, soprattutto se andiamo dopo il dodicesimo tasto, sì, mettiamo il pick up al manico e abbassiamo leggermente il volume o picchiamo un pelo piano. Adesso faccio sentire senza ottavia questa cosa. Col pro ottavia. Diventa molto divertente sugli accordi, sui bicordi, perché è tutto sbagliato, sembra, sì, proprio, sì, una cosa rotta. Sembra rotto. Se chiaramente uno che guarda il video pensa a Jimi Hendrix, Purple Haze. Qua ci possiamo permettere di tirare su un po' anche il fuzz, esageriamo pure. Vedi che c'è sotto quella parvenza di dell'ottava superiore, ma non così definita. Quindi ogni posizione, ogni nota, ogni dinamica che date col preto genera un colore diverso, quindi è un pedale più imprevedibile, mm-hmm, si riesce a domare, ma è comunque abbastanza imprevedibile per il tipo di circuito che ha, è bellissimo. Poi se lo vai anche a modulare dopo con magari l'univibe che vedremo dopo nel dettaglio, ma posso già accenderlo per creare questa, certo, cosa. Anche wow. Super. Sembra un po' un ring modulator, mm-hmm, ecco, da quella parvenza lì del, sì, del ring modulator. Sì, sì, comunque, quell'effetto appunto suono rotto. Esatto, esatto, esatto. Non da usare magari sempre, ecco, sì, però quando si tratta di Hendrix è un pedale, uno dei pedali imprescindibili, infatti ne abbiamo quattro, proprio perché sono quei quattro, insomma, certo, a livello, sì, di tipologia, chiaramente. Certo. A livello di tipologia. E l'unico di cui non abbiamo ancora parlato, però si è parlato dell'Octavio, vabbè, il fuzz che ha questo suono un po' particolare, poi l'Univibe, che è quello che faceva wow wow wow, 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 il wah, esatto, che è quello che fa wow wow wow, e anche in questo caso abbiamo scelto l'Hendrix perché, sì, ci, sì, sembrava la soluzione più sincera, sensata, sì, sensata, quella roba sincera, lì, insomma, sì, gli hanno fatto, gli hanno dedicato una serie, esatto, perché non utilizzare la serie che hanno pensato per lui per ricreare questi suoni. E, esatto, in ultimo il fuzz face, che è sicuramente il suo pedale. Quando si parla di distorsione, quella un po' più strong di Hendrix è il fuzz face. Esatto. In questo caso, com'è che si chiama esattamente? È lui, capito? Sì. È il fuzz face, sempre Dunlop, MXR Dunlop, sì. Band of Gypsy. Okay, proprio Band of quello. Gypsy, sì, quel periodo comunque di un ritorno più a sonorità black col trio, quindi con Buddy Miles e Billy Cox, forse ho sbagliato il nome proprio, Billy Cox, si dovrebbe essere lui. Quindi il Live at Fillmore, okay. Live at Fillmore East, okay, quindi sì, tutti, sì, quei suoni proprio. Queste mega jam super lunghe, molto molto, cioè un periodo che a me piace particolarmente, okay, di Hendrix. Quindi ho scelto questo pedale per curiosità, certo, insomma, e devo dire che suona veramente molto molto bene. Lo sentiamo? Vai! We'll be right back.
super. Questo sta sempre acceso. Okay. E lì chiaramente si va incontro un attimo a due ronze, perché è un pedale che è quasi al limite, quindi adesso lo spegniamo per chiacchierare tranquilli, però è un pedale che dovrebbe di norma essere sempre acceso. E il resto, cioè, e il resto si fa tutto, quindi è quello che dicevi prima dell'accoppiata chitarra ampia al massimo, si aggiunge un terzo elemento. Mm-hmm. Quindi questo sempre acceso e fare ulteriormente tutto con mani e pick up, però hai già una base diversa da un ampli. Certo. C'è un qualcosa che si mette in mezzo e crea questa pasta. Poi è acceso adesso il fuzz. E stando sul 4-5 si riesce a essere più taglienti, avere un attacco, perché se noi lo mettiamo al massimo sembra mettere sopra una coperta, è tipo un mammut, no? Quasi indefinito. Si torna indietro. Vedi che sono tornate l'attacco, proprio il transiente, certo, della nota. Sì, quindi, quando parla di 4-5 è sempre il volume, sì, della, scusate, chitarra. Il volume della chitarra, cioè, in base ai numeri della Fender, ecco, certo, che qua li vediamo da questo lato. Sì, il fuzz è praticamente a tre quarti o quasi a cannone, quasi, tutto il tempo. Quasi, sì. Posso permettermi, ti dico come lo regolo. Certo. Cosa, perché il fuzz è sempre qualcosa che divide. Mm. Perché uno lo accende, pensa di trovare un suono incredibile, magari il 90% delle volte rimane deluso, no? Nonostante sia magari un bel fuzz. Il fuzz, il consiglio che do io, se mi posso permettere, è di metterlo comunque su un ampli già caldo. Quindi già quello va a smussare molto l'acidità di alcuni fuzz, questa cosa, metterlo su un ampli un po' più crunch. Poi, col fuzz, col controllo di fuzz proprio a zero, quindi la distorsione, e il volume a metà, fare on-off del pedale fino a quando il volume è uguale tra on-off. Adesso è spento, col volume a 10 della chitarra, chiaramente. C'è un lieve gradino in su che possiamo andare a riparare. E poi cosa facciamo? Abbassiamo il volume della chitarra a 3 e iniziamo ad alzare il distorsore finché rimane sempre pulito anche a 3. Ok. Così sappiamo qual è il nostro punto limite. Adesso è a 3 quarti, ma il suono è ancora pulito. Questa per me è una situazione che io so che a 3 rimane clean e poi ho tutto di guadagno. Certo. Super. Sì, questo è un bellissimo modo per riuscire a sfruttarlo al 100%. Sfruttare e fare una scelta. Sì, perché prima il fuzz di dire è bello o non è bello, provare in questo modo, perché sennò uno, se c'è l'ampi bassino, attacca il fuzz a 10, fa bah, dice bello, ma è una cosa psicologica, certo, c'è più volume, no? Magari torni a casa e non ti piace, no? Questo può essere un piccolo trucco per settarlo giusto. Per settarlo abbastanza. Sì, va settato, non devi pensarlo come un distorsore che dice, vabbè, voglio più distorsione, no, e quindi cosa, è un'altra roba. È una tavolozza di colori che dai tu con la chitarra, ci deve essere un punto di incontro tra certo, le due cose. Esatto. Ok, e per parlare ancora di unione, certo, di suoni, partendo da questo suono col fuzz face, certo, cosa potresti aggiungere per... Ah, e vi faccio notare una cosa che non l'abbiamo ancora detta, vi sottolineo che il wah è dopo il fuzz. Cioè, solitamente, già, diciamo, nella catena normale c'è il wah, poi i distorsori, non è una cosa che bisogna fare così. Anche l'Andau mi sa che mette il wah dopo, vero? Stranamente. Sì, Gli piace poco Hendrix. Gli piace, esatto. Quindi, cioè, non è una non è che ci sono regole. No. Insomma, ci sono magari dei punti di riferimento all'inizio, ma poi si possono rompere. Sì, qua sì, l'ha sì, rotto perché non c'erano neanche i punti di riferimento. Adesso, chiaramente è un video diverso da un video tecnico, quindi non voglio entrare in discorsi di impedenze, alta impedenza, bassa impedenza. Certo. I pedali non c'è una regola, non arriva una multa se uno lo mette prima o dopo. A me piace il wah dopo i fuzz o dopo un distorsore in generale, se ho un distorsore a pedale, perché il wah genera un EQ più profonda. Ok. Ok, semplicemente quello, perché quel wah, che quella cosa di gola del wah, è più pronunciata se il wah viene messo dopo i distorsori, perché è come mettere un potenziometro dell'equalizzatore quando mixi una chitarra, quindi è molto più potente che un equalizzatore messo prima di un distorsore, no? Quindi... Chissà che canzone sarà. Chi può dirlo? C'è una bella escursione, per alcuni sarà troppo, quindi risulterà fastidioso,
si inverte. Si mette prima. Siamo tutti felici e contenti. Sì, e su questo tu... Ci hanno staccato la luce. Barbetti, paga le bollette. Chiedo scudo. Su questo, dicevo, metteresti anche l'Univibe? Certo. Ok, quindi sostanzialmente tutto a parte l'Octavio, o anche l'Octavio? Sempre, no, bello. Tutto, si può accendere tutto tranquillamente. Okay. Una volta ottenuto quel controllo, quella magia che si crea tra chitarra, fuzz e ampli, tu hai il controllo della situazione. Accendere un Octavio non vai ad aggiungere distorsione, perché il fuzz lo metto, anzi adesso mi ricordo di me, al minimo. Quindi l'Octavio mi serve per distruggere il suono ulteriormente e il Vibe per modularlo. Quindi fondamentalmente è una catena anche abbastanza semplice. Anche lì l'Univibe lo metto per ultimo. Ok. Dopo il wah, perché se no il wah dovrebbe chiudere e aprire un suono che fa già wah e si crea un bel pasticcio. Invece equalizzo pre-Univibe. Cioè dopo devi sempre pensarla in maniera diversa. Non che sia difficilissimo fare questa cosa, Cioè, però... Io sono andato anche un po' a tentoni e un po' anche di ispirazione hendrixiana, holandaweana, o amici americani che mi hanno detto prova a far così, certo. O colà, insomma consigli, no? E ho provato in questo momento, questa situazione è quella che mi piace, sì. Che mi piace di più. Quindi se andiamo a accendere un Univibe, che è stato creato poi per non portarsi in giro un Leslie, quindi fondamentalmente quel tipo di sonorità. Sì. Questo è l'Univibe. Col wah wah acceso, quindi vedi che vado un po' a equalizzare comunque sempre il suono che viene a posteriori modulato. Posso accendere anche l'Octave. E poi è chiaro che tutto acceso è un delirio, però ci sta, vabbè, Hendrix. Cioè quelle cose lì era chiaramente quando proprio partiva tutto completamente acceso, però lui chiaramente che è Jimi Hendrix, poi quando voleva scendere all'improvviso al nulla, è lì la magia, è lì la forza, è la cosa incredibile sua, certo. Che sentivi un qualcosa e dici qua esplode tutto, dopo un secondo, puff, ed era sempre tutto acceso però. Quindi lì, su quelle cose con le quali quando ti scontri dici vabbè ok, di Hendrix ce n'è uno, insomma, sì. E basta. Comunque, tutti, secondo me qua c'erano tutti i suoni principali di Hendrix. Sì, non abbiamo detto dove è l'Octavio però. Ripetiamo la catena. Ok, ripetiamo tutta la catena. Scusami, chitarra. Non volevo tirarti le orecchie. Chitarra. Mani di Mattia, aggiungo io. Chitarra. Carino. Jack, allora, capo. Jack, sì. Fuzz Face Band of Gypsy Edition. Sì. Poi l'MXR Octavio dopo, quindi non avendo il gain, avendo il gain a zero, è un ulteriore mini boost con quella distruzione di suono. Poi il wah, in questo caso inteso non come wah wah funk, ma come un EQ. Un EQ più potente per le medie frequenze e poi l'Univibe come modulazione. Ok. E poi tutto di quattro pedali dentro un Marshall. Un bistrattato. Sì, un poveretto. Un poveretto del 900 che comunque. Vedi, secondo me, però, comunque, non dico che vada per forza bene qualunque Marshall, ma più o meno sì. Cioè, voglio dire che voi usiate un. Secondo me. Il volume. Il volume. Puoi esatto. Avere una Plexi degli anni 60, se sei in camera da letto la tieni a uno e butta. Cioè, non è quella. Quello, non è quella cosa lì. È meglio un ampi piccolo tirato certo. Al limite. In questo giocare, senso, vi segnalo. L'Origin, che ho già provato diverse volte, che secondo me spacca, sì. Quell'ampli lì spacca, sia il 20 che il 50 watt costano pochissimo e sono dei bellissimi ampli. Il 10900 ovviamente avete sentito, bistrattato ripeto, ma i suoni ci sono, in mezzo sono. C'è tutta la serie, quella studio, quindi con le piccoline 10800, 1959 e Jubilee, che anche quelle comunque vanno bene. Non è l'importante è il timbro di base, sì. Punto. Con certi ampli sai che puoi avere molto più gain di quello che potresti certo. Utilizzare con un Hendrix style,
però fondamentalmente Marshall è Marshall, non ce la fai, certo. Ci può essere il più bello e il più brutto, ma la pasta è quella. E la differenza che puoi trovare ovviamente tra un amplificatore che può costare 300-400 e questo che costa ben di più, ovviamente è a livello di corposità, suono, grandezza, grossezza, anche volume ottenibile banalmente, però ovviamente c'è un pochino di differenza da quel punto di vista, non voglio dire che siano uguali, quello il punto, sono, però voglio dire, si fa anche con strumentazione non infatti, eccessivamente non costosa. Non è mai la strumentazione, Hendrix è un concetto. Certo. Che devi abbracciare, il concetto di avere un ampli tirato al limite e tu ti devi fare il cosiddetto mazzo per riuscire a prendere questo camion così con le mani e fermarlo senza farti male. L'unica cosa è quella, è una questione di controllo poi alla fine. Nient'altro. E complimenti anche alla chitarra, devo dire, che è molto bella. Tu sai le chitarre che fortunatamente mi girano in mano col vintage, quello vero. Devo dire la verità, questa mi ha convinto, è proprio bella. È bella. Avevo storto un po' il naso, sai, Hendrix, la signature, oddio, cosa fa. E invece, devo dire la verità, bella la soluzione del pick-up girato, un bel tributo comunque. Mm-hmm. Queste qua devo abituarmi un attimo perché è tutto al contrario. Contrario. Ma questo dà quella cosa lì. Sì. Più tight sulle basse, meno e le alte vengono un pelo chiuse, addolcite da questa scelta, insomma. No, è una bella chitarra, appunto, bella. L'avevo già provata, ero abbastanza tranquillo molto rispetto al modello, infatti molto bella, molto molto bella. Insomma, signori, più o meno è questo il punto, ha detto bene lui, Hendrix è un po' un concetto, che devi una filosofia che devi abbracciare, esatto. E la cosa clone non si può fare lì. No, esatto, no. La cosa è, secondo me, uno, l'ascolto, tanto anche dei live, credo, perché secondo me nei live c'è proprio la pancia di Hendrix. Due, ascoltare secondo me anche quello che è arrivato dopo, in primis Landau, cioè che comunque prende a piene mani lì, come tanti altri. Posso citare anche Van Allen, anche se dice cosa c'entra. Il concetto è uguale, è una chitarra con un humbucker invece che un single coil, un cavo e un Marshall a 10. Fine. Un altro genere, altra tecnica, tutto quello che ti pare, ma il concetto è faccio io, tranquilli. Che cioè, però mi devo sforzare, perché comunque non hai niente in mezzo, niente che ti possa dare una mano. E poi, in tutto questo, appunto, dopo aver ascoltato, risuonato, eccetera, 3-4 pedali di quelli giusti e un amplificatore Marshall, ripeto, fine. Che sia bello caldo, esatto. Vabbè. Spero che vi sia piaciuto, perché secondo me è molto interessante come con poco si riesca a tirare fuori veramente tante sonorità. Grazie, ripeto, Mattia. Prima, che chiaramente non sono abituato a YouTube, ai commenti, sono una persona abbastanza sensibile su queste cose. Non è un tutorial, perché io dico, Tedesco dice, così si fa Hendrix e basta. Dico, è un test, questa è la catena che prova e riprova, funziona, ha funzionato, che ognuno poi sia libero di fare. È giusto così, tipo la carbonara. Che ognuno... Esatto. No, scusa, non volevo dirlo davvero. Va bene. E niente, questo è quanto. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto. Mettete mi piace, iscrivetevi. In descrizione ci sono tutti gli strumenti che abbiamo provato oggi. Grazie come sempre a strumentimusicali.net. C'è anche il suo Instagram, se volete seguirlo lì. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.